uno dei privilegi più grandi che la vita ci abbia riservato è indubbiamente l'incontro col maestro Abbado. Un giorno mi telefona dicendo: raggiungimi perché voglio che tu scopra personalmente una realtà unica al mondo. Si trattava del sistema del maestro José Antonio Abreu, rivolto ai bambini disabili, ai bambini di strada, ai bambini emarginati, che Abreu era riuscito a raggruppare formando delle orchestre giovanili eccezionali e un coro di bambini diversamente abili che non potendo esprimere e seguire la musica con il canto in quanto sordomuti oppure autistici oppure con altri handicap, avevano ideato un coro in modo da far seguire a questi bambini la musica con le manine coperte dai guanti bianchi. Veramente un'armonia che ti portava in un altro mondo. Sono alcuni anni che vengo qui ed è sempre una grande gioia di ritrovare tutti gli amici. E gli amici Nonnino dimostrano, tutti gli amici qui dimostrano che effettivamente è giusto invece aprire la finestra, aprire la porta, cambiare completamente. Non si deve continuare a vivere con questi formalismi. Nei prossimi anni io cercherò sempre di trovare più tempo per i rapporti umani, che sono la cosa forse più importante della vita. Grazie. E poi l'incontro con questi ragazzi che fanno musica, che fanno queste cose con i guanti bianchi, i bambini, no? È commovente. Il loro canto dei segni è gioia e cura, è diritto ad esprimersi, è possibilità di partecipare alla vita degli altri. Ecco, questo è un dovere nostro e noi lo dobbiamo fare e lo dobbiamo portare avanti.